L'incredibile ritorno di Alex Schweizer. Alex Schweizer, l'atleta olimpico, ha fatto parlare di sé entrando nella casa del Grande Fratello come concorrente. Durante la sua partecipazione al reality show, ha avuto l'opportunità di raccontare la sua esperienza dopo la squalifica ricevuta nel 2008 a Pechino per doping. Il post emozionante di Alex sui social. Nei recenti post su Instagram, Alex ha condiviso una foto insieme ai suoi figli comunicando una notizia molto attesa dai suoi fan e sostenitori. Oggi è il giorno in cui è finalmente scaduta la sua ingiusta squalifica. Con parole toccanti, ha espresso il desiderio che nessun altro sportivo debba mai passare attraverso ciò che ha dovuto affrontare per difendere la propria onestà e dignità, dimostrare la propria innocenza e ottenere giustizia. Il ringraziamento commosso di Alex. In suo messaggio di ringraziamento, Alex ha espresso la sua gratitudine per coloro che sono rimasti al suo fianco durante gli 8 anni di lotta contro l'ingiustizia subita. Ha riconosciuto il coraggio di coloro che hanno condiviso il peso della sua sofferenza e hanno lottato insieme a lui. Infine, ha voluto ringraziare quanti, una volta appurata la sua innocenza, gli hanno dimostrato il loro affetto e sostegno, anche a distanza. Approfondimenti. Nel testo dell'articolo vengono menzionati diversi personaggi famosi e avvenimenti significativi. 1. Alex Schweizer, è un noto atleta olimpico italiano, specializzato nella marcia. È diventato famoso per le sue partecipazioni ai Giochi Olimpici e altre competizioni di atletica leggera. Nel 2008, durante le Olimpiadi di Pechino, Schweizer è stato coinvolto in uno scandalo di doping che ha portato a una squalifica. Dopo anni di battaglie legali per dimostrare la sua innocenza, è riuscito a far revocare la squalifica e a tornare a competere. 2. Grande Fratello. Si tratta di un famoso reality show televisivo in cui un gruppo di persone, i concorrenti, vive insieme in una casa, costantemente monitorati dalle telecamere. Alex Schweizer ha partecipato al Grande Fratello come concorrente dopo il suo ritorno alla ribalta. 3. Pechino. Si riferisce alla città cinese in cui si sono svolte le Olimpiadi estive del 2008. È il luogo in cui Schweizer è stato squalificato per doping. Nei passaggi successivi dell'articolo letti, si fa riferimento principalmente alle vicende personali di Alex Schweizer post squalifica e alla sua esperienza nel reality show. Schweizer ha utilizzato i social media per comunicare con i suoi fan, esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto durante gli anni di lotta per dimostrare la sua innocenza.